aperta la tonda, A più A fratto A più 3 più 4 fratto A più 3, chiusa la tonda, per, aperta la quadra, aperta la tonda, 2 fratto A più 1 meno 1 più A, chiusa la tonda al quadrato, diviso, aperta un'altra tonda, 2 più 3A più A al quadrato, fratto A quadro più 2A meno 3, chiusa la tonda al quadrato, chiusa la quadra, diviso, aperta la tonda, 2 fratto A più 1 più A meno 1, chiusa la tonda al quadrato. Non si capisce molto, non si legge molto perché è molto lunga l'espressione, quindi è scritto in piccolo. Allora, prima di determinare le condizioni di esistenza dell'espressione, andiamo a fare i minimi comuni multipli dove sono presenti le somme tra frazioni algebriche. Teniamo conto che A fratto A più 3 più 4 fratto A più 3 è A più 4 fratto A più 3. Perché? Beh, perché si sommano due frazioni algebriche aventi lo stesso denominatore. Quindi, pertanto, si può riscrivere questa come A più 4 fratto A più 3. Ricordatelo, quando si sommano quantità aventi stesso denominatore è sufficiente sommare i rispettivi numeratori, quindi in questo caso A più 4. Minimo e multiplo qui quindi è una A più 3 diviso 1 A più 3, per A, A per A è una A al quadrato, 3 per A è 3A più A più 4, ecco qui. Chiedo scusa per la tosse. Che moltiplica? Aperta quadra, aperta tonda, andiamo a fare qui il minimo multiplo che naturalmente è A più 1. A più 1 diviso A più 1 fa 1, per 2, 2. Attenzione, qui c'è un meno 1 e un più A. Allora, A più 1 per attenzione che è meno 1 più A. Quindi abbiamo che meno 1 va moltiplicato da più 1, quindi abbiamo meno A meno 1. E poi quel più A va moltiplicato da più 1, quindi A per A è una A al quadrato, A per 1 A. Occhio a questo possibile errore che si può venire a creare. Diviso, aperta tonda, 2 più 3A più A quadro. A quadro più 3A più 2 è un trinomio di secondo grado della variabile A, di tipo notevole, cioè scomponibile in A più 2 per A più 1, in quanto 2 per 1 2, termina nodo 2 più 1 3, coefficiente davanti alla A. Stesso discorso vale per il trinomio di secondo grado A quadro più 2A meno 3, che se posto al denominatore è anch'esso notevole. Chiedo scusa, scomponibile in A più 3 per A meno 1. Infatti 3 meno 1 2, 3 per meno 1, termina nodo meno 3. Chiusa la quadra, diviso, apriamo la tonda, facciamo il minimo e il multiplo, anche qui che in questo caso è A più 1. A più 1 diviso A più 1 fa 2, 2 più, allora A per A più 1 è un A quadro più A, meno 1 per A più 1 è un meno 1 meno A, tutto quanto al quadrato, no? 2 più A quadro più A meno 1, no? Ho moltiplicato prima A per A più 1 e poi meno 1 per A più 1 diventando meno 1 meno A. Allora, vediamo cosa succede. 3A più A fa 4A, A quadro più 4A più 4 è un A più 2 tutto quanto al quadrato, ormai lo sappiamo, diviso A più 3, che moltiplica, apriamo la quadra. Chiedo scusa per la tosse che diventa un po' fastidiosa, meno A più A qua se ne vanno, 2 meno 1 fa 1. Allora abbiamo un A quadro più 1 fratto A più 1 al quadrato, che si può scrivere come A quadro più 1 tutto al quadrato diviso A più 1 tutto al quadrato. Ricordo che A quadro più 1 non si può semplificare, non si può, chiedo scusa, scomporre evidentemente, no? Stesso discorso vale per questi prodotti. 2, A più 2 per A più 1 al quadrato significa scrivere, naturalmente mettiamo per, guardate, ribaltiamo questo e scriviamo A più 3 al quadrato per A meno 1 al quadrato fratto, stesso discorso, siccome abbiamo tutto un A più 2 per A più 1 al quadrato possiamo scrivere A più, cioè, i rispettivi fattori rispettivamente al quadrato, A più 2 al quadrato per A più 1 al quadrato, chiusa la nostra quadra, diviso ancora una volta, aperta la tonda, abbiamo che A e meno A se ne vanno, 2 meno 1, 1, riviene un A quadro più 1 fratto A più 1 tutto quanto al quadrato, che poi al prossimo passaggio lo scriveremo come A quadro più 1 al quadrato fratto A più 1 al quadrato. Spero di essere stato chiaro, in quanto qui evidentemente per chi non ha il libro naturalmente sotto gli occhi, il testo degli autori Bergamini, Trifone e Barozzi, magari può trovare difficoltà perché ho scritto in piccolo, ma se avete l'audio, oltre a sentire la tosse, sentite anche il testo.
ripetiamo questa nostra semplificazione, se c'è qualcosa da semplificare, come vedete, no, perché come potete vedere abbiamo che qui non c'è niente da semplificare. E quindi non dobbiamo fare altro che svolgere tutto questo prodotto qua, e semplicemente riscrivere quindi a più 2 al quadrato diviso a più 3 per, poi abbiamo un a quadro più 1 al quadrato diviso un a più 1 al quadrato, poi abbiamo per, qua abbiamo un a più 3 al quadrato fratto, non so, possiamo mettere un a più 2 al quadrato, e poi abbiamo un a per un a meno 1 al quadrato diviso un a più 1 al quadrato. Naturalmente vedete, non ho fatto le condizioni di esistenza, in questo caso va posto, chiaramente vanno posti i denominatori, tutti i quadri diversi da 0, adesso li andiamo a fare, che moltiplica naturalmente, ribaltiamo, a più 1 al quadrato diviso a quadro più 1 al quadrato, ripeto, ricordo che a quadro più 1 fatto a più 1 al quadrato, se possiamo scrivere come a quadro più 1 al quadrato fatto a più 1 al quadrato, ribaltandolo. In questi ultimi esercizi vedete come non determino la scrittura la condizione di esistenza, dobbiamo porre questi denominatori tutti quanti diversi da 0, tranne questo, che a quadro più 1 è una quantità che non si annulla mai, non è scomponibile. A più 3 è diverso da 0 quando A è diverso da meno 3, A più 1 quadro e A più 1 quadro è diverso da 0 quando A più 1 è diverso da 0, quindi A è diverso da meno 1, A più 2 al quadrato è diverso da 0 quando A più 2 è diverso da 0, quindi A è diverso da meno 2. Detto questo, andiamo a semplificare quello che si può semplificare. Allora, a quadro più 1 al quadrato semplifica con questo, poi abbiamo un A più 1 quadro che si semplifica con questo, un A più 3 che si semplifica con uno di quei due A più 3 che stanno là, e A più 2 al quadrato si semplifica con A più 2 al quadrato. Vediamo cosa è rimasto. Al numeratore è rimasto un A più 3 per un A meno 1 al quadrato. Fratto al denominatore, come vedete, è rimasto un solo A più 1 al quadrato. E dunque è questo il risultato della nostra espressione. Aperta la tonda, 2x più y fratto x meno y meno x quadro più 5xy fratto x quadro meno y quadro, chiusa la tonda, al cubo diviso x alla sesta più y alla sesta meno 2x cubo y cubo fratto x cubo più 3x quadro y più 3xy quadro più y cubo. Faccio questa faccia perché è evidente cosa sia quel polinomio di terzo grado omogeneo, più y meno x fratto, aperta la tonda, x quadro più xy più y quadro, chiusa la tonda, al quadrato. Molto facile, prima questa divisione e poi il risultato lo sommiamo a questa ultima frazione algebrica. Minimi comuni, campi di esistenza. Qualcuno suona la trombetta, stiamo festeggiando qualcosa, tanti auguri allora. Dunque, i due denominatori, questi due devono essere diversi da zero. Visto che x quadro meno y quadro lo possiamo scrivere, essendo quella una differenza di quadrati come x meno y per x più y, dovrà essere x meno y diverso da 0 eppure x più y diverso da 0, quindi in pratica diciamo x diverso da più o meno y. Ora dobbiamo porre sia il numeratore di questa frazione algebrica che il denominatore. Allora, il denominatore è uno sviluppo di un cubo, di un binomio, di che cosa? Beh, di un x più y al cubo, no, è un x più y al cubo diverso da 0, x diverso da meno y, quindi l'abbiamo già messo. Che cos'è x sesto più y sesto meno 2x cubo y cubo? È lo sviluppo del quadro di un binomio, in particolare di un x al cubo meno, chiedo scusa, y cubo al quadrato. Dico meno perché c'è quel meno 2x cubo y cubo, che va posto diverso da 0. Ricordo che a sua volta quello che c'è, il binomio di terzo grado che c'è dentro una parentesi tonda, è una differenza di cubi, che quindi possiamo scrivere come x meno y per al quadrato, naturalmente per il falso quadrato che guarda caso è x quadro più xy più y quadro al quadrato, che è sostanzialmente questo prodotto è diverso da 0 quando questo è diverso da 0,
E questo è diverso da 0 quando x e y sono diversi da 0. X meno y quadro è diverso da 0 quando x è diverso da meno y. Quindi aggiungerei anche x diverso da 0 ed y diverso da 0. Sono queste 4 che ho cerchiato le condizioni di esistenza. Fatto questo, il discorso a questo punto è molto semplice, perché dobbiamo intanto eseguire quella somma algebrica dentro la parentesi d'onda che poi sarà elevata al cubo. Minimo e multiplo qui è sicuramente il prodotto fra x meno y e x più y, no? Questo diviso x meno y fa x più y. Dobbiamo moltiplicare pertanto quel 2x più y per x più y. E poi, visto che questo qui, il minimo e multiplo, è proprio x quadro meno y quadro, diviso x quadro meno y quadro fa 1, per quella quantità lì, che è x quadro più 5xy, va solamente preceduta dal segno meno, quindi meno x quadro meno 5xy, chiusa tonda al cubo, per, scrivo per e ribalto numeratore contro denominatore, e tra l'altro questo lo scrivo come un x più y al cubo fratto proprio questo qui che abbiamo visto, non è altro che un x meno y al quadrato per un x quadro più xy più y quadro al quadrato più y meno x fratto nuovamente x quadro più xy più y quadro tutto al quadrato uguale. Dobbiamo svolgere questo prodotto, lo faccio subito, 2x più y per x più y, abbiamo 2x per x e un 2x quadro, abbiamo un, scrivo qua, 2x quadro, 2x per y è un 2xy positivo, abbiamo un x per y che è un xy e un y per y che è un y quadro. Sommiamo con questi qui, abbiamo che 2x quadro meno x quadro fa un x al quadrato, 2xy più xy fa un 3xy, 3xy meno 5xy è un meno 2xy e poi abbiamo l'y quadro che rimane qui, fratto questo prodotto fra x meno y ed x più y, tutto quanto elevato al cubo. Tra l'altro ricordo che x quadro meno 2xy più y quadro è lo sviluppo del quadro di un binomio di un x meno y al quadrato, per x più y al cubo fratto x meno y al quadrato per questo x quadro più xy più y quadro al quadrato più questo y meno x fratto ancora una volta questo x quadro più xy più y quadro elevato al quadrato uguale. Allora ricordiamo che una frazione algebrica elevata al cubo vuol dire elevare al cubo il numeratore e elevare al cubo il denominatore, che a sua volta vuol dire elevare al cubo i due fattori del prodotto x meno y per x più y. Pertanto, se mi permettete una semplificazione veloce, quindi salto un passaggio, questo qui che è un x meno y al quadrato, se lo elevo al cubo devo fare un 2 per 3, quindi è un x meno y alla sesta. Divido che cosa? Beh, diviso un x meno y al cubo per un x più y al cubo, che moltiplica un x più y al cubo fratto un x meno y al quadrato per un x quadro più xy più y quadro anch'esso al quadrato. Guardo la lavagna che balla, non vorrei che mi venisse addosso, poi magari dovete sorbirvi anche un infortunio clamoroso. Y più y meno x fratto x quadro più xy più y quadro. Allora, semplifichiamo quello che c'è da semplificare. Intanto x meno y alla sesta diviso x meno y al cubo basta fare 6 meno 3 e rimane quindi un x meno y al cubo. E se ne va pure questo, però, con questo qui. Questi due se ne vanno tutti. Guardate cos'è rimasto. È rimasto un solo x meno y al numeratore fratto questo denominatore qui. Quindi è rimasto un x meno y fratto quell'x quadro più xy più y quadro al quadrato meno... Perché metto meno? Perché metto, vedete, cosa faccio? Metto, mettiamo più, volevo fare una cosa ma non la faccio perché poi mi dite che se no vi confondo le idee. Fratto nuovamente lo stesso denominatore. Come vi ho spiegato tante volte, quando abbiamo una somma algebrica, col più o col meno, di due frazioni algebriche aventi lo stesso denominatore, basta sommare semplicemente i rispettivi
numeratori, quindi basta scrivere x meno x se ne vanno, e se ne vanno anche però meno y, se ne vanno anche meno y più y, quindi diventa 0 fratto x quadro più xy più y quadro al quadrato. Domanda: e quanto viene questo? 0 fratto qualsiasi cosa è sempre 0, e quindi 0 è il risultato della nostra espressione. Aperta la quadra, aperta la tonda, a più b fratto a meno b, chiusa la tonda, al cubo, più 3 che moltiplica, aperta la tonda, a più b fratto a meno b, chiusa la tonda, al quadrato, più 3 che moltiplica, aperta la tonda, a più b fratto a meno b, chiusa la tonda, più 1, chiusa la quadra, diviso, chiusa, aperta la quadra, chiedo scusa, aperta la tonda, a meno b fratto a più b, chiusa tonda, elevato al cubo, più 1, questo ciò c'è 1, più 3 che moltiplica, aperta la tonda, a meno b fratto a più b, chiusa la tonda, al quadrato, più 3 che moltiplica, aperta la tonda, a meno b fratto più b, chiusa la tonda, chiusa la quadra. Non si vede bene, ma è molto chiaro. Non c'è bisogno quindi di svolgere tutto. Vi sarete accorti che questi due, queste somme algebriche, tra frazioni algebriche, dentro le due rispettive parentesi quadre, che poi si dovranno dividere fra di loro, sono sviluppi di cubi di binomi. Eh sì, perché guardate, io questo lo scrivo così. Questo è il cubo di questo e uno è il cubo di uno, quindi non è altro che un A più B fratto A meno B più 1 tutto elevato al cubo, che va diviso per stesso discorso, questa volta A meno B fratto A più B più 1 tutto quanto al cubo. Vedete? Semplicemente questo. Non c'è bisogno di fare altro, no? E quindi vedete come sia notevolmente semplificata la questione. Prima di calcolare le condizioni di esistenza andiamo a fare il minimo e il multiplo dentro le due tonde, e abbiamo quindi che la parentesi quadra la riapriamo, minimo e il multiplo è un a meno b, a meno b diviso a meno b fa 1, per a più b fa a più b, naturalmente più a meno b, tutto quanto questo qui è elevato al cubo, chiusa la quadra, diviso, aperta la quadra, aperta la tonda, questa volta il minimo e il multiplo non è altro che a più b diviso a più b fa 1, per a meno b che è a meno b, a più b diviso 1 fa più b, a più b per 1 fa più a più b, chiusa la tonda, al cubo, chiusa la quadra. Guardate la facilità di questa espressione, altrimenti avremmo dovuto metterci un sacco di tempo per farla, e invece noi ci siamo semplificati notevolmente le cose. L'ho scelta apposta perché così faccio vedere anche, no? Allora, qua se ne vanno meno b e più b, se ne vanno anche qui b e meno b, rimane un a più a qui e un a più a lì, e in entrambi i casi viene 2a. In pratica rimane, aperta la quadra, 2a fratto a meno b tutto quanto al cubo, chiusa la tonda, al cubo, chiusa la quadra, diviso, aperta l'altra quadra, aperta l'altra tomba, l'altra tonda, non tomba, no? È venuto tomba, 2a fratto a più b, chiusa la tonda, al cubo, chiusa la quadra, no? Detto questo, ricordo che una frazione algebrica in generale è elevata a potenza ennesima quando è elevata a potenza ennesima rispettivamente il suo numeratore e il suo denominatore. Pongo le condizioni di esistenza, dove pongo naturalmente a meno b diverso da 0, perché è il denominatore di questa frazione algebrica che ci assicura, ponendolo diverso da 0, l'esistenza di quella frazione algebrica. Pongo a più b diverso da 0 perché così è assicurata l'esistenza anche della seconda, e poi pongo anche un 2a diverso da 0. Di conseguenza abbiamo che a diverso da 0 intersecato con a diverso da più o meno b sono le condizioni di esistenza di questa frazione algebrica. Fatto questo, elevo al cubo quel 2a, che vuol dire elevare al cubo 2, per a elevato al cubo, quindi 8 a elevato al cubo diviso tutto a meno b elevato al cubo, il diviso lo trasformo in per, ribalto numeratore con denominatore mettendo a più b che rispettivamente elevo al cubo fratto 2a al cubo, che è un altro 8a al cubo. Come potete vedere, l'unica cosa che cambia, se ne vanno questi due, non se ne vanno questi due, il risultato finale è quindi un rapporto tra a più b e a meno b che posso elevare tutto quanto al cubo, o anche scrivere a più b elevato al cubo fratto a meno b elevato al cubo. Ecco qui questa facile espressione che abbiamo reso facile grazie alle conoscenze dei prodotti notevoli.